Bella ragazzi, sono Cock, ma voi potete chiamarmi semplicemente Rapasta. E siamo qua tornati in un nuovo video su Call of Duty Ghost, stavolta alla campagna. Sì, ho intenzione di portare avanti questa mia voglia di fare le campagne, perché io le missioni le ho sempre fatte in tutte i Call of Duty e mi è sempre piaciuto e me ne sono sempre non vantato, ma diciamo che ne sono fiero perché non solo il multigiocatore all'interno del disco Call of Duty dell'Activision e della Treyarch, ma possiamo trovare anche le varie modalità tipo zombie, le modalità tipo sopravvivenza oppure la classica campagna che c'è in tutti i giochi. E per adesso io ho fatto due missioni, ma vi posso dire che mi sta divertendo veramente tanto. Come vedete, ci sono un sacco di effetti grafici fatti molto molto bene. E mi sto rendendo conto che questo è veramente un bel gioco e mi sta appassionando tanto tanto tanto. E io non gioco neanche in Full HD, chissà come sarebbe giocare in Full HD. Io gioco semplicemente Component. Mi sa che qua è addirittura 7, ecco sì, 720 pixel, 720 pixel. E allora volevo fare un breve commento, un breve riassunto della campagna. Praticamente qua ci troviamo in un'isola, penso. Non so se è bella un'isola, vabbè, ci troviamo in questo posto. E il più vecchio davanti al padre, il padre, e questo qua dietro al figlio, e in teoria siamo tutti e due figli, o lui è il figlio, io sono l'amico del figlio. Insomma, questo non l'ho ben capito perché stavo giocando senza l'audio e quindi ho avuto un paio di problemi. Beh, sentono delle scosse, allora decidono di avviarsi a casa, solo che queste scosse non erano una semplice scossa di assestamento, quale terremoto, ma sembrava qualcosa di un pochino più potente. Come vedete, la cittadina sta entrando nel panico, ci sono case che scoppiano, fuochi e tutto ciò che può significare un disastro. E qua provano a riuscire per scappare dalla casa e si ferma. E torniamo 15 minuti prima dell'accaduto. E dove siamo? In il classico posto migliore di Call of Duty, quello che mi piace un sacco, nello spazio. E come ricordiamo in MW2, l'ultima volta che siamo stati nello spazio è per vedere a un missile nucleare che poi ci ha fatto spazzare via. E io sono una signora, io adesso non so come mi chiamo veramente. E stiamo vedendo che dallo Space Shuttle stanno arrivando delle persone nuove. Allora decidiamo di entrare per vedere chi sono, perché sono sconosciuti e non sono autorizzati. Allora entriamo nella camera di decontaminazione, tipo una cosa del genere, per fare in modo che entri l'aria. Poi andiamo da questi collaboratori, ma i cattivi arrivano e fanno piazza pulita. Allora noi, come al solito, dovremo trovare il modo di uscire e trovare una soluzione per questo. Lì ho voluto vedere un pochino come l'hanno fatti ed è fatto molto bene. Qua stiamo andando girando per questa navicella e i nemici sono dappertutto e ogni tanto dobbiamo essi combattere contro di loro, anche uno contro uno. E le classiche cose di Call of Duty belle, dove devi, fin da Call of Duty 3 c'erano, dove devi fare uno contro uno, combattere, schiacciare il quadrato e quelle cose lì, per vedere un pochino chi si aggiudica la vita o la morte. E li troviamo, anche questa è una bellissima scena, che dei corpi morti che volano, come quando giochiamo a Dead Space. Ogni tanto può capitare di trovare l'antigravità, cioè senza gravità, e quindi ondeggiare nell'aria. Qua vediamo che questo satellite è stato manomesso dai cattivi e spara qualcosa contro appunto la terra, e i nemici si avvicinano e sparandogli faccio esplodere non so cosa e la navicella si distrugge, e il nostro compagno non ha neanche la maschera, come vedete è lì aperta. E adesso mi pare che se la chiuda, vabbè, l'ho tagliato. E troviamo un paio di nemici che devono solamente soccombere a me. Ci avviciniamo al satellite perché abbiamo intenzione di distruggerlo, perché non c'è altra alternativa. Scusate se parlo così, ma è 1:15 di notte e non posso fare casino. E dobbiamo sparare alla bombola del carburante per fare in modo che questa scoppi e distrugga completamente il satellite da dove venivano sparati i missili che distruggevano quel pezzo di terra, come abbiamo visto prima. E però entriamo nell'atmosfera, come sapete qua entra in gioco il fuoco che ci brucia. E da qua, dopo questo flashback, ritorniamo a noi che siamo usciti. E che succede? Ecco il missile
il missile del satellite che arriva e subito la catastrofe. Allora noi dobbiamo trovare l'auto del papà che è andato a prendere il furgone mentre noi andavamo a casa. E però nel frattempo dobbiamo tentare di scappare da questo terremoto causato da quel missile. Allora scattando, saltando, abbassandosi, evitando gli ostacoli, si prova ad andare avanti. Qua io pensavo di essere morto, ma fortunatamente no. E dobbiamo passare da una casa all'altra, la cosa non è stata così difficile, alla fine basta seguire un pochino i passaggi, però qua una bomba esplode e veniamo travolti completamente. Allora, dopo un piccolo momento di assestamento e veniamo aiutati sia dal padre che abbiamo trovato, sia dal nostro amico fratello, andiamo al furgone e veniamo caricati sopra e da qua vediamo un paesaggio di distruzione totale, dove vediamo questi missili che attaccano la città e bam, Call of Duty Ghost. Ecco, io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto commentate, mettete mi piace e guardate la descrizione, ci vediamo nel prossimo video ragazzi. Eh sì, c'è una nuova anche in questo gioco. Poi partiamo con quella specie di, non ho capito neanche cosa sia, mi pare sia tipo una mina che tu tiri, tipo una Bouncing Betty misto con col C4. Parto subito col dire che io in questa partita non stavo giocando con l'audio e quindi giocare appunto dopo vedrete come muoio perché non sento il nemico alle spalle anche se aveva provato a venirmi incontro.